Ehi, hey, gente, questo è il mio canale. Con una puntata su Project Zomboid non c'è tempo per cincischiare, visto che siamo in un inverno glaciale con Alfredo Nono. Dopo aver sterminato quasi 1000 zombie nella puntata precedente, stanno continuando a morire. Cosa? Come? C'è ancora qualcuno che va a fuoco? No, questa è una cosa è preoccupante, è grave. Se c'è qualche zombie che va a fuoco, non vorrei che vagasse e desse fuoco all'intera Louisville, solo per una mia piccola disattenzione. Ma credo di aver gridato. Oppure se è solo aggiornato in questo modo particolare, non so come mai. Vabbè, non importa, non vedo niente. Vabbè, anche colpa della nebbia. Però qual era l'obiettivo? Di ritornare qui, cercare dei lanciarazzi, delle armi decenti, qualcosa come per esempio delle munizioni per il fucile a pompa, in modo da riuscire a dare un po' di utilità alle armi da fuoco di Alfredo, specie ora che abbiamo trovato un bellissimo fucile a pompa. Quindi eliminiamo questi maledetti, con la mia katana sempre trovata addosso a un simpaticone. Quello giustamente si mette ad attaccare le tende per piacere personale. Così, ma dai, sta merdina. Non volevo tagliarti visto che avevi lo zainone, ma te lo meriti. Anche tu te lo meriti, perché ti metti ad attaccare le tende quando puoi fare altro. Maledetto. Sento uno zombie dietro di me. Sento uno zombie... No, non lo sento dietro... Ah sì, lo sento dietro di me. Allora vedi che c'avevo ragione. Oh no, questo c'ha il corsetto da cacciatore. È forse uno dei vestiti più caldi del gioco. No, un giubbotto di proiettili. Come non detto. Come non detto. E questo sarà mica un elmo? No, un berretto da baseball dell'esercito. Picchetto, credo che si riferisca a una delle tende che è stata distrutta da qualche bestia che è girata, non sapeva tenersi le mani in tasca. Ora cerchiamo per l'appunto se c'è qualche arma decente, come per esempio le munizioni. Continua ad arrivare, oh. Cristo santo, c'è un'orda là fuori. Meglio se non mi sentono. Meglio che non mi sentano, se no passeremo dei grossi guai. Saremo come una sardina in scatola. Ok, vedete che abbiamo già iniziato bene. Il punto è che... No, ce l'ho di spazio dentro il coso. Come si chiama? Dentro l'inventario. Guarda qua che beltà. Guarda qua che beltà. Ora cerchiamo solo di non farci mordere mentre guardo i miei borsoni qua. Gli scatoloni. Mi ricordo che all'inizio ero dovuto scappare per colpa degli zombie che stavano arrivando. Ma ora forse avrò un po' più di tempo per controllare. Ma ho detto forse, come avete ben sentito. Come avrete ben sentito, ho detto forse. Non è una garanzia. Forse, infatti, eccolo qua. Il cappelluto. Vieni qua, amico mio, su via. Amica mia, scusi. Sembrava un amico. Pantaloni imbottiti, questi. Se hai freddo, cioè sono perfetti per il ghiaccio. Poi pesano solo uno, prendiamoli. Mi scusi, signora, non volevo profanare il suo corpo. Giuro che non è per quello che li ho presi. Anzi, l'avevo pure scambiata per un maschio, quindi non mi guardi mai. Oh, salve. Alcuni veramente sono silenziosi, arrivano in maniera proprio suina. Poi ti mordono. Ecco qua il lanciarazzi, ci avevate ragione, me lo sono perso come un pollo. Vabbè che era danneggiato, però un lanciarazzi, ragazzi, è sempre un lanciarazzi. Non si infama il lanciarazzi, punto. 50 BMG, rockets, oh mamma mia. Cosa mi ero lasciato? 50 BMG non sono poi così tanto, diciamo, eccitato. 50 BMG voglio dire, ok, fanno un botto di danno, sì. Uccidono in un colpo, sì, però... Voglio dire, non mi serve a niente uccidere uno zombie in un colpo se poi ucciso uno ne arrivano altri 12, Amici, non è proprio una vera e propria vittoria, una vittoria temporanea. Ma se fosse una vittoria temporanea, non so, di 10 minuti, ancora, ma una vittoria temporanea di letteralmente 3 secondi prima di essere sopraffatto dal numero eccessivo di zombie. Sto prendendo la polvere da sparo perché mi piacerebbe costruire delle munizioni, così. Visto che non c'è un cazzo da... Capite che non c'è un cazzo da fare quando decido di costruire le munizioni invece che... Dai, non riesco neanche a lasciare la roba che già arrivano uno... Cioè vedete, loro vedono attraverso la nebbia. Questo per il modo in cui funziona lo sneaking in questo gioco. Eh beh, non riesco ad abbandonare niente. Cristo santo, eppure ne uccisi tipo 1000 nella puntata precedente. Vada via, signor. Mi scusi, Dai, zitto, show. Dai, zitta, scimmio. È il modo con cui funziona lo sneaking, ve l'avevo detto, no? Che funziona praticamente il maledetto in maniera molto porcella, nel senso che non è tanto il field of view, ma... Sì, ovviamente hanno una distanza alla quale vi possono notare, per carità, ma non è tanto quello che conta, quanto per l'appunto... Salve, signor. Quanto per l'appunto che se siete nel raggio visivo di uno zombie... Non importa a quanta distanza vi troviate,
c'è, parte questo controllo tick ogni secondo, come per esempio immaginatevi 30 scatti ogni secondo, durante il quale parte e 30 volte si applica quella percentuale di essere notato. Quindi immaginatevi che questa roba parte per tipo 30 volte al secondo, vuol dire che 30 volte, magari c'è l'1% di possibilità che uno zombie vi noti, vuol dire che in 4 secondi statisticamente uno zombie vi noterà. Mettetela come volete, lo zombie vi noterà. Questo funziona così per il raggio visivo di giorno, di notte, la sera, il mattino, con la nebbia, con la pioggia, con tutto quello che volete. Funziona così. Lo sneaking, ovvero la modalità furtività. Funziona così. La furtività semplicemente diminuisce questa probabilità, questa probabilità per l'appunto di cui vi parlavo, di essere notati. Questo tick. Quindi magari invece di avere il 2% diventa 1%, diventa 0,5%. Ma capite che anche con l'1% di essere notato è un po' come l'inceppamento delle armi. E se parte 30 volte al secondo vuole comunque dire che in un minuto, sì, in un minuto magari, vuol dire che in 4 secondi, partendo almeno 120 volte, mi ha visto. Non è possibile, devo essere il più fortunato pezzo di merda sulla terra per non essere notato. Nulla statistica contro di me, capite? Quindi è inevitabile che uno zombie vi noti, punto. Non ci piove sopra. Alice, questo è 87-28, invece questo è... Vesito, continua a bussare, mi raccomando. Ah, questo è 28-85, ecco il cacchio allora. Ah, ma poi pure lui è Alice Pack, quindi siamo sempre lì. Quindi sì, abbiamo recuperato un lanciarazzi. Allora, avevate ragione, mi ero scordato il lanciarazzi. A parte che non lo volevo neanche usare, a dire il vero. Mi piace il lanciarazzi, ma l'ho testato una volta, ho dato tipo fuoco a metà Louisville. A metà quartiere di Louisville. E lo potete vedere sull'avventura di... Com'è che si chiamava? Ho tanti casini. Me la ricordo. Cappotto dell'esercito, ne abbiamo un altro, ragazzi. Ne abbiamo un altro. Lo sapevo che l'avremmo recuperato. Abbiamo recuperato un altro cappotto dell'esercito, ragazzi miei. Quindi siamo a posto, siamo tranquilli. L'altro mi avevano morso al braccio. Sarebbe bello se almeno questo riuscisse a farti mimetizzare. Sfortunatamente non funziona. Il completo ghile, sapete, il completo mimetico da cecchino, quello che vedete, tipo le foglie nei videogiochi. Cecchini con cui si vestono, praticamente quei cespugli viventi. Quello è il completo ghile. Ghile, tactical webbing. Stivali military. Come stanno gli stivali invece? Stanno bene, stranamente stanno bene, anche se credo che presto si danneggeranno, se posso dire la mia. Qui ho dato fuoco a tutto, qui avevo controllato, quindi sì, guarda qua quante munizioni per il fucile a pompa. Quante ne abbiamo? Perché così potremmo utilizzare lo striker e livellare, perché altrimenti senza lo striker io non posso livellare. Avete visto con la pistola qua, con la mitragliatrice? Oddio mio! Ma che cacchio! Siamo scambiati di posto. Ciao amico mio, vieni qua. Vieni qua, idiota. Si è offeso il ragazzo. Si è offeso. Dov'è che sento bussare? Ah, eccoli qua. Vieni qua amico mio. Forza, signore. Dai, non essere offeso, su, vieni. Vieni qua. Vieni qua. Non essere arrabbiato con me, dai che ti do la morte che ti metto. Io sono entrato, lui è entrato. Ci siamo scambiati di posto. Wow, mi è andata di culo, perché se fossi rimasto fermo anche mezzo secondo in più sarebbe stato un morso. Sarebbe stato sicuramente un morso. Cristo santo. Ah, stupida migrazione, oh. Mi sta riempiendo. SVD, credo di avere un SVD a casa. Non mi ricordo esattamente, ma credo di avere un SVD. Caricatore per Desert Eagle. Con nessuna Desert Eagle nei paraggi? Why not? Why not? Tanto spazio ne ho apparentemente. 7,62, questo per la K47. 5,45 per 39 mm, è diciamo una K47 ma più debole. Ascolta, nel frattempo, visto che sei così triste, ti consiglio di fumarti una siga o di fartene una. Si può dire anche farmi una siga, no? Non sono mica io che ho inventato l'italiano, guardare ma non ho mica inventato io l'italiano. Prenditela con chi l'ha inventato, mica io. L'ho solo assimilato nella maniera peggiore possibile. Infatti parlo come un cane e l'ho solo assimilato, che volete. E condivido con voi la mia conoscenza, per quanto poca sia. È un onore condividerla.
Vediamo. Questa forse la posso montare. Vorrei proprio una cartucciera, sai? Prendi la cartucciera. Sì. Un altro. È la Madonna. È la Madonna. Allora proprio vuoi bullizzarmi? Guarda quanti colpi avevo abbandonato qua. Per il fucile. Guarda qua. Altri razzi. Incredibile cosa mi ero lasciato dietro. Impugna secondario. Forza, ragazzo. Veloce. Prendi i razzi. Anche se i razzi, beh, credo che pesino più che sufficientemente in realtà, eh. Vediamo che cosa c'è di importante anche qui. Ho anche il peso ridotto per colpa del... Come si chiama? Della sete. Anche questo mi sta dando un po' di fastidio adesso. Però... nulla che non possiamo gestire. Guarda qua. Guarda qua quante munizioni ho lasciato. Munizioni per il fucile, lasciate. Questo no, ce lo teniamo perché beh, i razzi li voglio tenere per me. Quando verrò morso, che è inevitabile, ormai è inevitabile. Quando verrò morso, andrò a sparare il lanciarazzi un po' ovunque. Come fuochi di Capodanno, no? Prima di morire. Mi sembra solo. Ah, l'avevo abbandonata io. Dicevo cosa? Ho dimenticato una katana. No, dai. No, dai, ti prego, non dirmelo che ho dimenticato una katana, eh. Mi arrabbio. Che io mi arrabbio, guarda che se mi arrabbio così, non mi toglio tutti gli zombie, inizio a sparare razzi a destra e a sinistra. Meglio se non mi vedi arrabbiato. Quella porta sta cedendo, eh. Zombie? Ok, quella porta c'è. Oh, madonna! Salve. Vabbè, continua a bussare, amico mio. Vabbè, continua a bussare, vai. Continua a bussare, coglia. Vai, sì, divertiti. Vai, un'altra porta da rompere. Io vado, Ciao, amico. Ci vediamo nel prossimo video, coglione. Oddio, ne sento un altro qua dentro. Ma non ci dobbiamo parlare. Non ci dobbiamo parlare con questa gente cattiva. Non c'è bisogno di interagirci. Noi abbiamo finito. Abbiamo preso i nostri... Oh! Vi ricordate che ve l'ho detto una puntata precedente? Uno sguardo veloce. Ok. Potrebbe costarci... Oddio, potrebbe costarci come la vita questo sguardo veloce. Oh, Cristo santo. Ma ti sembra? Ma maledetta migrazione. Non dovevo dare quello sguardo veloce. Ora, cerchiamo di raggiungere in fretta. Cerchiamo di raggiungere molto in fretta, ma molto in fretta quel maledetto... quella nostra maledetta macchina. Ok, non c'è nessuno vicino alla macchina, dovremmo farcela. Dovremmo farcela, sempre che parta al primo colpo. Dai, in ottime condizioni, figurati se non parte al primo colpo. Alla grande, tu che non mi deludi mai, la mia Fiesta del cavolo. Raga, è una Ford Fiesta questa. Inevitabilmente io la definisco Ford Fiesta. Perché è sempre festa quando ci guido. Non ti disiscrivere, ti prego. Non lo dico più. Però non mi ha tradito, raga, è una macchina molto agile, nulla da dire. Rispetto al furgone, è molto più agile, è molto più manovrabile. Cioè, guardate che manovrabilità. Che potenza. Sulla neve, ricordatevi che stiamo parlando di neve qui. Manovrabile. È un po' sporca di sangue, cioè, però guardate, in veste che è una meraviglia, cioè. Non ne frega niente questa macchina degli zombie, niente. Mi sono pure schiantato una volta, quindi per me ho fatto pure la test della durezza, no? Pure quello l'ho fatto. Questa macchina è ottima. Ora cerchiamo solo di non schiantarci a 80 miglia orarie, se no voliamo fuori dal parabrezza con le ginocchia rotte. Non è un bel modo di andarsene, con le ginocchia rotte e con gli zombie che si stanno avvicinando lentamente a te. Non credo proprio che sia un bel modo per andarsene. Non credo proprio. Ok. Vediamo di evitare di investire questa gente. Brava gente, sta solo andando a fare uno sciopero o qualcosa, che ne so io. Una manifestazione, sapete quelli là che si lamentano. C'è sempre qualcosa di cui lamentarsi, raga. Se non c'è voglia di fare un cazzo. Non ho nulla contro gli scioperi, però dovete anche ammettere che ci sono alcune proteste che non reggono. Non qua in Italia in particolare, ma negli Stati Uniti, se guardate, ci sono delle proteste che si ascoltate. Poi potreste anche dire, ma è propaganda, ti fanno vedere quello che vuoi vedere. Potrebbe anche darsi, ma io credo quel che vedo, propaganda o meno. Quindi vuol dire che comunque qualcuno, quelle cafonate che vedo, le dice. Motivo per cui... non ci credo. Ma che meraviglia sta macchina, raga. È letteralmente un taglia zombie proprio. Un tagliarba di zombie, se ne sbatte altamente di quello che tocca, butta tutto giù, senza pietà, senza vergogna. Beh, meno male che mi ricordo ancora la strada di ritorno. Del ritorno. Hai anche ragione. Hai anche ragione, Johnny. Quando c'era Johnny, c'era Johnny.
Ora quello zoppicherà per il resto della sua vita, così impara a rompere le scatole. Vediamo solo di non, beh, ripeto, danneggiare troppo sta macchina, perché effettivamente per i movimenti veloci mi piace veramente molto più del furgone. Ovviamente quando devi fare... Ah, quello lì è quello che volevo uccidere nella puntata precedente, Mr. Zaino da escursione, col cappuccio in testa. Sembra qualcuno di interessante, ma magari tutto abito, sai, tutto vestito di Louis Vuitton, poi dentro la personalità gli manca e quindi compensa con la vestaglia. Plausibile. Zaino da escursionismo è raro, cioè secondo me è più raro lo zaino da escursionismo dello zaino militare, perché lo zaino militare ci sono dei punti dove spawna garantito. Military checkpoint, l'ingresso di Louisville, l'esercito, la zona della base militare nascosta. Lì trovi zaini a destra e a sinistra. Dove trovi un militare trovi uno zaino. Ma invece lo zaino da escursionismo compare esclusivamente su questi PG zombie di sopravvissuti, no? Quelli incappucciati. O comunque, vabbè, dei sopravvissuti, insomma, col piede di porco, roba così. Quelli sono più rari, statisticamente parlando. Anche se, da un punto di vista utilizzo, fa cagare. Vabbè, non fa cagare, no, non fa cagare. Correzione. Non sono migliori dello zaino grande. Hanno, cosa, 20... 21 o 23 kg? Mi pare. E solo 80% di riduzione. Solo. E 80% di riduzione. Però reggono. Finché non trovi uno zaino militare, finché magari non trovi il coraggio, perché ovviamente non è una cosa facile arrivare a Louisville. Non è facile, specie se sei nuovo del mestiere. Non è per niente facile arrivare a Louisville. Quindi, e specialmente sopravviverci, no? Cioè, per carità, prendi lo zaino, ma se poi non riesci a scamparla, ci fai poco con lo zaino. Te lo porti nella tua camminata eterna insieme agli altri mongoli senza cervello, no? Quindi non è facile procurarselo, però secondo me se c'è uno spawn garantito toglie automaticamente la rarità all'oggetto. Ora che abbiamo riportato le munizioni e posso livellare con tranquillità come avevo definito tempo fa, tempo or solo. No, perché ma sei proprio una roba, Alfredo, madonna mia, ma metti solo 4 razzi ci stanno? Cioè, un razzo costa 2 kg. Cioè, abbiamo 2 kg di esplosivo dentro un razzo? No. Prendi. Prendi e basta. Vedi, così riesci a scavalcare, ragazzo. Sì, ce la faccio, mamma mia. Oddio mio. Beh, mi piace non aver spento il generatore. Sono stato molto furbo. Quanto c'hai di benza, bro? Quanto c'hai di benza, bro? 90%. Di sto passo, credo che intorno a settembre dovremmo farci un giretto di nuovo all'Owis lì, al benzinaio. Forse potremmo portarci... Hai capito cosa voglio fare? Ok, adesso abbiamo recuperato tutte queste munizioni, 29 scatole di... Cioè, guarda cosa mi ero lasciato indietro. E magari non è neanche tutto, credo fosse tutto, mi sembra di aver investigato su ogni contenitore. Ma mi sono portato tutte le cose interessanti, non indispensabili, ma interessanti. Quindi adesso posso tranquillamente livellare col fucile a pumbazzo, ma tutto il resto lo posso abbandonare, tra cui questo, metti nel contenitore ripiani. Questo, metti nel contenitore ripiani. Questo, metti qua. Il verme ce lo teniamo, ce lo portiamo dietro. Polvere da sparo rimane qua. Carica... Queste le posso montare sullo striker. Devo provarci. Devo provarci. Mi servirebbe un mirino un po' più serio in realtà. Guarda qua, SVD, abbiamo il Dragunov, come immaginavo, e ci abbiamo pure il caricatore per il Dragunov. Stupendo, stupendo. Al tempo neanche lo sapevo. Forse posso potenziare, questo dovrebbe aumentare la velocità di ricarica. Sì, ricarica del 20. Ok, quindi dov'è il mio striker? Me lo tengo, che non è qui. Credo di ricordare dove fossi. Giacca. 13 scatole di cartucce per il fucile più 29. Abbiamo munizioni per l'eternità, ragazzi. Abbiamo sì e no cosa? 1100 colpi. Sono 42, no? 42 per 25. 42 per 25 mi sembra di capire, no? Sì, sono 25. Quindi sì. No, 1050, che è 1100. Non so neanche contare. 1050 proiettili. Oh, credo che comunque qualche livello ce lo guadagniamo. Giusto per dire. Tra l'altro, quale abilità c'ha il mio Alfredino?
allievo distratto per caso? Non ce l'ha allievo distratto. Ma come cazzo è possibile allora che assimili così lentamente le abilità? Non mi spiego. Cioè, il passo leggero è migliorato. Cosa ho di così pesante? Sono le munizioni? Sì. 9 mm, 5,56 rimangono qua. Andare a ciulare degli armadietti da qualche parte. Desert Eagle, M2, Extend Magazine. Questo mi serve. Macete. Macete no. Abbiamo la katana fidata che si sta per rompere. Poi, questa roba, queste munizioni credo di poter lasciare dentro il mio furgone per quando andrò via con lo Striker. Poi, la mia altra missione era di cercare un cavolo di... come si chiama? Mi viene il nome adesso. Un cavolo di... dai che lo sai. Un cavolo di... ah, una cavolo di chiave per... come si chiama? Per i chiave giratubi. Quella mi serve per ovviamente collegare le casse che ci sono di sopra al... ai vari lavandini e lavatrici, e poi saremo a posto, avremo una base operativa stupenda, ma non prima di aver raggiunto almeno livello 6 con mira, scusami, con 1050 colpi. Ora ti voglio vedere che mi dice che sei di livello, brutto maledetto. Ti voglio proprio vedere con 1050 di colpi. Eccolo qua, il mio bellissimo fucile fidato. Ma veramente pesa così tanto? 21 kg di munizioni, cioè letteralmente 21 kg. No, che 21? Ho 32 kg di munizioni, raga. 32 kg di munizioni. Dove cazzo l'avete visto? 32 kg di cartucce. Mamma mia, deve essere stupendo. Solo che, aspetta, c'è potenza. Eccolo qua, mettiamo la cartucciera così ricarichiamo ancora più in fretta. Ok, quindi ora equipaggio. Aprine una. Non essere timido. È più veloce, vero? Grazie alla cartucciera. Non so quanto, ma è più veloce. Ora, cerchiamo solo di non farci mordere da qualcuno che magari è migrato. Ah, eccone la 2. Ora, non so se andare con questo furgone. Oppure... ah, arrivano zombie dietro di me. No? Era il vento? Cristo santo, sto stupido vento che fa il rumore di zombie. Che paura. Quei due mi noteranno eventualmente. Sono lontani, motivo per cui non sta triggerando. Devono essere più o meno qua per avermi in piena vista e devono guardare nella mia direzione. Questo sta guardando nella mia direzione, ma è troppo lontano per notarmi. Ok, cartucce per il fucile ce l'abbiamo. 41 cartucce per il fucile, stupendo. Stupendo. Poi lasciamo anche questo. Ok. Quanto ho di abilità? Un corsa magari. 3 soltanto, dopo aver corso come un animale fino ad adesso? Sei rispettoso. Io sono un ladro. Alfredo è un ex ladro che si è pentito. Cioè, voglio dire, la sua storia dice che... ha corso dalla polizia per gran parte della sua vita. Come fai a dirmi che non è allenato con i piedi? Sei un maleducato, sei. Stai insultando la gloriosità di Alfredo. E guarda, ma il cappello è sporco oppure mi stanno attraversando... oppure sono i miei capelli che stanno attraversando... non so quale delle due, ma... qualcosa non va con quel cappello. Qualcosa sicuramente non va con quel cappello. Allora, metti i pantaloni imbottiti, metti tutta sta roba. Guarda, ne ho pure due qua, neanche lo sapevo. Neanche lo sapevo, o forse l'ho messa io prima di partire, chi se lo ricorda più. Quante cose sono avvenute nel frattempo. 3,6 kg, il fatto è che la condizione è bassa, ma credo che sia comunque in grado di sparare 10 colpi, quindi non dobbiamo preoccuparci di nulla. 10 colpi credo che sia in grado di... cosa? Quanto pesa sto coso? Ma pesa 3,6 kg. Su dai, non fare lì il tirchio che ci sta. Madonna mia, come sei... okay, vediamo di lasciare questo qui. Posso potenziare ancora di più il mio fucile? Potenzia. Allora, aspetta. Devo averci un mirino che, beh, non mi convince. Proviamo a metterci il mirino dalla lunga distanza. Vediamo questo. Magari è una pessima idea, ma potrebbe anche rivelarsi un'idea geniale.
Vediamo. Vediamo sto fucile. Potenzia. Posso metterlo. Posso metterlo. Non posso mettere il muzzle brake. Il... Hit chance plus più 8. Invece l'altro aspetta, de potenzia. Vediamo l'altro quanto mi dà hit chance. De potenzia. Ragazzi, è una questione di matematica. Vediamo. Hit chance più 10. Max range più 15. Min range più 2.8. Questo non cambia minimamente il min range. Ci metti di più a mirare, ci metti di più a ricaricare. Ok, cioè fa schifo sotto ogni aspetto. Interessante. Recoil, the same time. Hit chance più 3. Anche questo, hit chance più 3. E io c'ho sopra depotenzia. Togli sta roba. Togli sta roba che magari può fare più cagare. Aumenta la precisione. Boh. Non mi hai convinto, ragazzo mio. Non mi hai convinto minimamente. Allora metti questo. Ok, metti questo qua. E poi altro non posso mettere, no? Potenzia. Cos'altro ho di modifiche? Andiamo. Andiamo. Reloading components, clan cleaning, strumento arma. Niente di interessante. Ok. Allora tu rimani, tu rimani. Eh sì, il componente arma sono qui, quindi per forza non c'è nient'altro. Componente arma, questo mi dà hit chance plus 9, plus 9. Non mi interessa. Aspetta, ma lui c'ha qualcosa. Standard magazine, point 1, point sling. Un mirino. Laser sight verde. Vediamo, posso potenziare questo? Che cosa mi dà? Recoil, penalize same time. Ah, perché praticamente pesa di più, quindi ti... Non rompere le scatole, è una torcia sulla punta del fucile. Ho capito che la fisica teoricamente dice che aggiunge un po' di peso, ma non mi venire a dire che mi pesa tipo così tanto da incrementarmi il rinculo, dai. Mi stai mancando di rispetto così, amico mio. Ok, 11 kg, 10 kg. Giustamente dovremmo dormire e riposare perché il ragazzo è stanco. Stiamo finendo le sigarette, anche se non credo in realtà, perché credo di averne tipo qualche altra riserva per la vita di sigarette. Infatti eccone qua una. Vediamo qui se c'è qualcosa che possiamo mandare giù. La margarina. Aspetta, non fumare. Manda giù la margarina, poi fumi. Poi fumi, fidati che avrei bisogno di fumare dopo questa. Avrei proprio bisogno di fumare dopo questa. Te la do io la gioia. Ok, vuoi mangiare anche del lardo? Oppure hai deciso di non dimagrire più? Vuole anche mangiare del lardo, ragazzo. A me sembra palese. No, dai, 79 kg, non c'è bisogno di forzarlo a tale... Tale tortura. Povero uomo, cioè guardalo, è stanco, è distrutto dalla vita questo poveretto. Pesca in scatola. Ok, mangiati pure questo. E se vuoi ti faccio mangiare pure il verme. Che ne dici? Ok. Direi che siamo a posto per una bella e lunga dormita e credo che ci sveglieremo e ci metteremo alla ricerca di... come si chiama? Di immobili da smontare, quindi andremo nel quartiere residenziale a sparare come se non ci fosse un domani, ragazzi. O forse potremmo andare di nuovo dal benzinaio, giusto per sparare. Tanto il benzinaio, essendo... Guarda qua che fucile! C'è il mio... Allora, credo che comunque il fucile sia una sfiga perché quel 2.8... Nonostante l'uno di mira in più, 2.8 vuol dire che io dovrò mirare letteralmente da questa distanza qua. 1, 2, 3. Cioè gli zombie dovranno essere qua affinché io li colpisca. Questo mi sembra di capire, no? Che dite? Siamo pronti per un'avventura suicida? Non sarebbe la prima. Non sarebbe la prima, credo. Quindi sì, io sono pronto, fanculo, andiamo. Andiamo a sparare a qualche bastardo. Qualche bastardo. Non lo dico. Non dico di quale partito sia. Perché sono educato. Non ce l'ho con nessuno. Sono molto inclusivity. Però se proprio devo. No, non dico niente. Quindi andiamo con la macchina. Andiamo a sparare qualche bastardo. Gli ho detto il labiale della prima lettera. Non vi dirò altro. No, aspetta, non è... No, è...
quale lettera potrebbe mai essere. Dove cazzo sto andando, tra l'altro? Non lo so, ho sbagliato strada. Però vedete quanto è bella sta macchina. C'è una virata stupenda. Guarda qua. Stupendo, sono il miglior. Miglior autista autistico della storia. Il migliore di sempre. Guarda qua. Ciao, bello. Si chiama il bacino a 90 gradi. È il leggendario bacino a 90 gradi. Nessuno di voi l'ha mai visto, non l'ha mai visto, perché nessuno ha mai il coraggio di testarlo. Anche perché nella vita reale non è che ci siano tante cavie, diciamo, disponibili con cui si può provare legalmente. Ma madonna mia, ma raga, qui dobbiamo fare un po' di pulizia, quindi credo che faremo una boiata. Amico mio, oddio, pensavo di mancassero niente al corpo. Amico mio, che ti è successo? Però qua non è esattamente il posto migliore per testare. Ci serve uno spiazzo, un piazzale, qualcosa. Qualcosa di un po' più di largo, no? Qualcosa di un po' più largo. Credo che questo sia il buon motivo. Oh cazzo. Addio ragazzi, vi voglio bene. Vi voglio bene, credo di aver combinato una cagata. Regola numero uno di Louisville: non suonare mai un clacson a Louisville. Regola numero due: non gridare mai a Louisville. Regola numero tre: non sparare mai a Louisville. Io ho infranto... Ok, no, aspetta, no, no, aspetta, perché ho premuto F? No, no, ok, io ho infranto tutte e tre le regole, perché sono un ribelle. Un ribelle a caccia di guai. Bang, bang. Vediamo se ricarica. Beh sì, mi sembra che ricarichi comunque più veloce. Vediamo l'abilità con un colpo. Quanto... Scusi signora. 343. Vediamo la matematica che cosa ci dice. 343. Beh, 6 di esperienza è buono, eh. 6 di esperienza con un colpo è buono. Vuol dire che ne dovremmo sparare solo altri 200. E teoricamente saremmo saliti di livello. Più o meno 200. Uno più, uno meno. Sì, ragazzi, io sono il miglior surfatore in mezzo agli zombie. Raga, raga. Credi che abbia paura di qualche mangiacarne? Credi veramente che abbia paura di qualche mangiacarne? Io sono un vegano fedele. Che mangia carne. Un vegano mangia carne. Voi siete solo dei mangiacarne, vergognatevi. Cannibali bastardi. Guarda qua cosa non ho visto. Ragazzi, ora è diventata una missione, allora. C'è un altro... Quello è il miglior furgone di sempre, secondo me. Maledizione. Non ho spazio di manovra, è quello il problema. Non ho spazio di manovra qua. Che miseria. Che miseria. Siamo nei parchi pubblici, praticamente. Credo che con questo mirino sia un po' più decente, vero? Non so se sia una mia sensazione oppure sia veramente fattuale, ma mi sembra che comunque ci sia un po' più di mira. Prendi un po' di pillole, va, che ti fanno bene. Un po' di vitamine, integratore. Oh, dai, ma perché voi dovete arrivare sempre tardi? Non c'è niente da fare? Non avete sentito gli spari fino adesso? Ah, fanculo. Sì, credo che con questo nuovo mirino sia un pochino più decente. È solo che questo fucile c'ha così poco danno. Ho finito i colpi. La grande. Oh, no, 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 non spingere. Mi sono ricordato... Oh, cacchio. Sono rinchiuso in una marea di merda. No. Dobbiamo uscirne, dobbiamo uscirne. Dobbiamo uscirne come? Dobbiamo uscirne come? E mi sono dimenticato tutte le munizioni dentro il bagagliaio della mia macchina. Me ne sono ricordato adesso. Giù. Ho solo 50 colpi praticamente. Alla grande. Salve. Beh, possiamo fare qualcosa. Le tiriamo tutti qua e ci andiamo dall'altra parte. Geniale. Se no l'altra alternativa sarebbe dar fuoco a tutto, come al solito. Il fuoco, il nostro migliore amico. Non si è ancora inceppato sto fucile. Strano. Strano. Rispetto alla mia... Le mie solite esperienze, beh... È raro. Sì, signore, signore, per cortesia. Rispetti le distanze di sicurezza. Si faccia sparare con entusiasmo, grazie. Ah! Non mi mangia. Ti prego. Beh, credo che qui... Non credo che qui i nostri 1000 colpi non faranno un cazzo. Sfoltiranno solo un pochino. Ok, proviamo. Via, ragazzi. Madonna mia. Ho paura quando sono così tanti. Ho già finito 50 colpi. Ah no, non ne ho aperto uno, infatti. Mi sembrava strano, scusami.
Che stai parlando? Sono appena arrivato. Raga, cazzo. Odio quando si avvicinano di lato sti maledetti. Io odio, mi dà un po' fastidio. Possono avvicinare insieme a tutta l'orda, dritti. Almeno camminiamo in una direzione. No, lui, io sono alternativo. Sono bello, io intelligente. Ma affanculo la tua intelligenza. Vieni qua e mangiati il tuo piombo. Signore, cosa? Che gli è successo a questo tizio? E si è inginocchiato di fronte al migliore, tipo. Che gli è successo? Il mio solito tocco ha fatto... Ah! Oh, sono suo servo, padrone. E l'ero chiamata, Non posso negarlo. E l'ero chiamata. Ma tu vuoi veramente mangiarmi con quel vestito là? Veramente vuoi mangiarmi con quei calzini là? Ma non ti vergogni. Non ti vergogni, ma vestiti bene prima di farti vedere. Oh Cristo, non riuscirò mai ad avvicinarmi a quella mia macchina. Non riuscirò mai ad avvicinarmi alla mia macchina per prendere le munizioni. E che cacchio? E che cacchio? Oh, sì, va buo, dai. Va buo, dai. Siamo a posto. Finiamo domani qua. 600 di esperienza. Beh, nulla da dire. Ehi tu. Ehi voi, semmai. Ehi voi. Credo che il singolare l'abbiamo perso un po' di tempo fa, sai? Quando abbiamo messo piede a Louisville. Tu non credo. Credo che potresti tranquillamente cancellare il tu dal vocabolario, perché ormai è tutto ai voi a sto punto. Quello di mano. E forse adesso riuscirò ad arrivare alla mia macchina. Anche perché non credo di avere molta altra scelta. Ho solo 3 colpi, quindi non credo di avere molta altra scelta. So che ci sono quei vaganti, ci sono troppi zombie, quindi vi ripeto. Ah, cacchio. Forse no. Forse non è ancora ora di arrivare alla mia macchina. Cerchiamo di gridare e di tirarla il più possibile. Ma sì, devo solo arrivare. Il fatto è che potrei anche dire entra nell'altra porta. Sei tranquillo, no? Ma anche entrando nell'altra porta. Finestrino rotto. Forse abbiamo un'occasione. Forse abbiamo un'occasione. Levati, scemo. No, signore, la prego. No, entra, Cristo e Dio. Accendi, accendi. Accendi. Ce la dobbiamo filare da qui. Via, via, via col malloppo. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Giro, giro, giro. Vi piscio in testa a tutti. Vorreste, vorreste darmi un morsetto. Forza, bastardi, venite, venite. Dobbiamo prendere quel furgone, raga, a tutti i costi. A tutti i costi io sono disposto a combattere per quel furgone. Oh, mi sta laggando, non riesco a girare. Mi sta laggando. Anche al suono è dell'aiato. Stupendo. Amico mio, scusi, devo parcheggiare, grazie. Mi perdoni, mi comprenderà. Grazie, grazie, grazie. Lei è molto comprensibile, signore. Farò, diciamo, rapporto al suo... Al suo capitano. Cosa? Sta strisciando sotto la macchina. Figlio di puttana, sta strisciando sotto la macchina. Sta strisciando sotto la macchina. Che figlio di troia. Prima volta che mi capita. C'aveva la gomma in testa. C'aveva la ruota in testa. Riusciva a strisciare sotto la macchina. Che marrano. La porta non l'avevo chiusa, Quindi vediamo di aprire tutto, Perché ci servirà tutto. 200 cartucce. Su, via, dai. Teoricamente queste mi dovrebbero far salire di livello. Forza. Chi prima, chi dopo. Mamma mia. Mamma mia, una marea di cagata. Ho fatto uno peto. Sapete, il peto è stato il clacson. Ed è uscita una marea di merda. Siamo in buone mani, ragazzi. Ce la faremo. Alfredo Nono sta facendo pratica al tiro. Tanto eventualmente dovevamo pur migliorare, Ok, via, via. Tolgo il disturbo. Tolgo il disturbo, devo prendere altri beta bloccanti. Ma io non posso prendere beta bloccanti, perché in fondo io sono immune. Cioè, Alfredo non è un beta, lui è effettivamente tutti i titoli immune al beta. Lui non ha bisogno di bloccare nessun beta, il suo organismo, essendo lui una creatura così spavalda e leggendaria, il suo organismo da solo blocca tutto, qualsiasi cosa sia beta, quindi non ho bisogno di beta bloccanti. Però, apparentemente, signora si levi dai coglioni. Signora, si levi dalle palle. Grazie. No, da vicino con questo mirino non becco neanche una farfalla. Neanche una farfalla. Avrei dovuto portare il lanciarazzi. Mi chiedo se il lanciarazzi veramente migliori mira.
Ah, la mia macchina è lì. Volevo proprio andare, volevo proprio tornare a casa a prendere il lanciarazzi e provare. Non ve lo nascondo. Ulla, guarda quante macchine belle. Dove sono finito? Paradiso delle macchine belle. Ah, scusi. Scusi, scusi. Sì, 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 sì. Dai, dai, che mi prendete. Dai, che vi state per prendere. Dai, che ce l'avete fatta. Dai, 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 dai. Oh! Sto ballando con la morte. E prima o poi la morte si stuferà. Quanto sono di esperienza, amico mio? Beh, la vedo salire a vista d'occhio, eh. Questa è una cosa positiva. La vedo. Forse la modalità furtività migliorerà. Se ti nota anche un solo zombie, teoricamente non mi pare che migliori. E finché nessuno zombie ti nota che sta migliorando. Questo figlio di troia. Mamma mia, il lag. Mamma mia, il lag. Aspetta, ma non è che... Aspetta. Ok, non è andato in crash. Ogni tanto mi dice utilizzo sovraccarico delle risorse. Letteralmente, che cazzo vuol dire sovraccarico delle risorse? Non so, OBS mi scrive ogni tanto sovraccarico delle risorse. Quali risorse? Che cazzo stai parlando? Come fanno a sovraccaricarsi delle risorse? Oh mamma mia. Sono riuscite... Guarda che per demolire le staccionate di ferro servono un botto di zombie. Tutte le staccionate, se vengono, hanno un numero scavalcabile massimo da parte degli zombie per poi rompersi, quelle di ferro sono le più resistenti di tutte. Vuol dire che almeno 500 zombie l'avranno scavalcata quella staccionata se si è rotta. Almeno. E non sto esagerando. Aspetta, fammi vedere abilità, va? Oh oh. Morire incastrati con una panchina non è affatto una bella fine. Dai, amico mio. Stiamo diventando forti. Stiamo diventando i migliori. Wow, 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 wow. Vai caccare, va. Signora. La prego. Mamma mia il lag. Mamma mia il lag. E sono stato più volte a 2000, ma forse questa volta c'è qualcosa che non va perché... La popolazione è estremamente assurda. Non so se siano le impostazioni di un inverno glaciale, quelle base miste alla modalità sandbox. Ma non è sandbox, sono le impostazioni di un inverno glaciale. Vero. Non è sandbox questo. Hai ragione. Allora credo che siano queste che stanno divertendo. Non so che cosa sia, ma qualcosa mi sta rovinando la vita. Non so che cosa sia, ma qualcosa mi sta mettendo i bastoni tra le ruote come non mai. Ok. Ancora poco ci siamo arrivati. C'è qualcuno che la faccia tosta di bussare a una porta. Mentre qua c'è tutto il bordello, c'è qualcuno che la faccia tosta di bussare ad una porta. Ti rendi conto? La sfacciataggine. La sfacciataggine di questi suini. Dai ragazzi, che vi sto portando la Madonna benedetta in casa, vi sto portando su via. Sorridete. Dov'è? Prendi pillole. Prendi pillole e credo di poter lasciare qualcosa a uno dei vostri amici. Guarda, stanno facendo il moonwalk. Il moonwalk in avanti, letteralmente. Il gioco è così pigro che non ha neanche voglia di caricare le animazioni. Dice, fanculo. Io non ce la faccio. Ti tieni così. Ti vedi scivolare per terra. E su, e spara a quest'uomo per cortesia, signore. Se non deve sparare a quell'uomo davanti, spari almeno quelli dietro. Quello che le chiedo. Via, non faccia lo scemo. Non faccia il pirlu. Maledizione. Ho lasciato la mia macchina già, che non mi ricordo già più. Mi pare di aver parcheggiato in maniera molto ribelle da quella parte. Madonna mia. Vogliamo sta roba, va. Ehi, brutto stronzo. Ma sei proprio... Ma che è un marrone. Un marrone questo, eh. Un marrone proprio. Allora, come si spacca la staccionata. Ma mia, mi sembra quello lì. Come si chiama quel film con Brad Pitt e gli zombie? World War Z. Tanto ci hanno fatto un bel gioco. La cosa è che fino a qualche mese fa era solo su Epic Games. Io non supporto chi ha lanciato quell'abominio di Fortnite. Sfortunatamente hanno fatto anche Darkest Dungeon 2. Ma Darkest Dungeon 2 è un'eccezione. World War Z no. Mi dispiace. Ora l'hanno portato su Steam, quindi penso di prenderlo. Io non supporterò quegli abomini.
No, per carità, ogni gioco è bello a modo suo, ma io Fortnite letteralmente non riesco proprio a guardarlo. Non lo porterò mai, ma neanche se foste in 10.000 a chiedermelo nei commenti, non porterò mai Fortnite. Cioè, per carità, gioco volentieri a Minecraft. Non è questione che sia, diciamo, per bambini, tra virgolette. Non è neanche quello. C'è qualcosa di Fortnite che proprio mi tiene staccato. Forse la community, che di gente, non lo so che cosa sia, ma c'è qualcosa che mi dice dentro di me: Fortnite non lo devi giocare, amico mio. Non lo so che cosa sia. Infatti sto qui a giocare a Project Zomboid. Che magari è quello che dicono di me quelli che giocano a Fortnite. Ma sto scemo gioca a Project Zomboid quando può giocare a Fortnite. No, no, per carità, io ho sempre detto, ogni gioco ha qualcosa di bello a modo suo, però ci sono dei giochi che proprio non riesco a giocare. Fortnite è uno di quelli, non so come mai. Non so come mai, semplicemente non ci riesco. Oh, sfortunatamente, ora, vi dico una cosa, un aneddoto. Era lo stesso con League of Legends, mi ricordo, e odierò per sempre la persona che me l'ha presentato. Sarà sempre un odio, anche se non lo dirò mai in faccia. League of Legends mi ricordo di averlo provato nel lontano 2000, era season 4, non so che anno fosse, quindi, però mi ricordo benissimo che era season 4, che fosse season 4, quando ancora era tutto, non dico brutto, ma comunque, sapete, old style, molto retro, molto World of Warcraft, era molto World of Warcraft ai tempi, no? Si notava proprio il World of Warcraft che c'era. E morale della storia, l'avevo provato per un paio di giorni, giusto così, sapete? Quando non c'è un cazzo da fare, c'è l'amico che dice: dai ragazzi, andiamo a giocare a League of Legends. L'ho provato. E sta cafonata, schifo. Sta merda. Un MOBA. Come faccio a giocare io a un MOBA? E niente, l'avevo abbandonato per 4 mesi, tipo, dopo 2 partite, 3 partite, forse anche meno, no? L'ho abbandonato per letteralmente un 3-4 mesi. Poi dopo 3-4 mesi, non so, ce l'avevo lì sullo schermo, sul desktop, non l'avevo disinstallato. È stato un grave errore. L'ho riprovato. Ed è lì che è iniziato il mio villain arc. c'erano state giornate, vi giuro, ero così intrippato in quel gioco. Ci sono state giornate in cui facevo le superiori, che non andavo a scuola, tagliavo letteralmente per stare a giocare a League of Legends, e stavo 18 ore al computer, 18 ore. Voi immaginatevi come uscivo a fine giornata, 18 ore. Vabbè che ero già indipendente per i cazzi miei, quindi non avevo nessuno a cui rispondere, no? Però 18 ore, capite? Capite che sono importante. Poi niente, ho compiuto l'età maggiore, ho iniziato a lavorare, pian piano mi sono disintossicato. È quello il trucco. Gli oneri. Vuoi disintossicarti da League of Legends? Trova dei doveri. Che sia la famiglia, che sia... Questo figlio di Troia mi aveva quasi morso. Che sia la famiglia, che sia un lavoro, che sia qualsiasi cosa. Basta trovarsi un dovere, vedi che... È un processo difficile, non lo nego, ma riesce a disintossicarti. Senti, sto stronzo lo devo uccidere. Levati dai coglioni. Oh, ora sì che sono felice. Un processo molto duro. È difficile, molte volte potresti ricaderci, ma è come fumare, no? Se ti metti d'impegno, riesci a superarlo. Ah, oh, la grande. Quindi 5 di mira, ora dovrei essere immune al panico, teoricamente. Perché ogni volta, vi ripeto, l'ho già detto in qualche altra run, ogni volta, nel senso, il panico ce l'ho, ma non ho quella riduzione del 40% dei danni, no? Perché fino al livello 5 il gioco funziona che il panico ti riduce il danno in generale, proprio il panico ti riduce il danno con tutte le armi. Con le armi da fuoco, mi pare con le armi normali sia un 20%, ma con le armi da fuoco è un 40%. Però se arrivi al livello 5 di mira, credo sia 5, sono piuttosto sicuro che sia 5, se arrivi al livello 5 di mira, questo panico non influisce più sul danno. È 40% di danno, neanche sul critico, perché il panico, oltre a diminuire la probabilità il danno, riduce anche la probabilità di critico. Quindi diciamo che è abbastanza serio il panico.
è una cosa da tenere sotto controllo. Per questo i beta bloccanti sono molto utili quando combattete le grosse orde, perché magari non lo notate, ma il panico ha un grosso effetto sui danni. Invece di tirare una mazzata, ne dovreste tirare 3 o 2. E già anche 2 è una bella differenza, no? In ogni caso, morale della storia è che siamo saliti alla grande, 5 di mira, quello che volevo. Adesso posso utilizzare la mitragliatrice contro tanti zombie. Teoricamente dovrei essere anche in grado di uccidere con 15 colpi almeno una decina, se sparo bene, ovviamente, se sono ben piazzato senza dovermi muovere, teoricamente, a questo livello. Quindi dovrei essere ben messo. Sento un vento di bufera, quindi vi sarà meglio iniziare a barricarsi. Mettiamo questo destro, mettiamo il contenitore bagagliaio. Mettiamo anche questo nel bagagliaio, così come... Avevo finito le 200 cartucce, praticamente. Buon Dio. Buon Dio. Avevo finito le 200 cartucce, ragazzi. Che roba. Che roba. Mi serve qualche asse adesso per costruire per l'appunto quel... Ah sì, devo ancora cercare... Ma io so che in una di queste case ci deve per forza essere un... una chiave giratubi, ne sono sicuro. So di averla vista da qualche parte. Ero convinto fosse dentro la mia casa. Ho controllato. Sembra sparita nel nulla. Magari non l'ho vista. Non ho visto nessun commento di voi dirmi: ehi, Vio, guarda che l'ha lasciato lì. Quindi credo che non sia da nessuna parte. Credo di essermelo sognato. Magari mi starò confuso con la modalità 10 anni dopo. Però niente, chiave giratubi. Quindi dovrò andare a cercare per forza una chiave giratubi. Se no, senza... un po' problematico. Vediamo se è vero che i barili non si riempiono con la neve. Vediamo se è vero. Vediamo. Info. Sì, non si sta riempiendo. 50. Sono due secchi 50. Ogni secchio ha 25 di acqua. Quindi due secchi sono 50 e non è cambiata minimamente, nonostante la neve. Ma io non voglio installare nessuna mod, perché solitamente... Perché non voglio installare la mod durante il gioco? Solitamente se installi delle mod successive al lancio della tua run, potrebbe causare dei problemi con il salvataggio. E io non voglio danneggiare in alcun modo il salvataggio, mi dispiace. Lo so, è una cosa rara, però non voglio rischiare di perdere una run intera solo per un salvataggio corrotto, capite? Quindi vorrei evitare. In ogni caso, sì, abbiamo fatto un bel po' di lavoro, ce la siamo cavata alla grande, specialmente sul fatto della mira. Finalmente sono mira a livello 5, quello che volevo. Magari salirò eventualmente fino al 7 con le munizioni che ho, sono 1000, così potremo utilizzare finalmente i fucili d'assalto. I fucili d'assalto sono grandi, sono buoni da utilizzare, solo se avete raggiunto almeno mira a livello 7. Solo lì riuscirete effettivamente a fare una grande differenza con i fucili d'assalto. Già a livello 5, per carità, si fa qualcosa. Ma a livello 7 lo noterete veramente. Già magari un light machine gun da 100 colpi si nota. Comunque, salutiamoci qui per ora. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro di vedervi nella prossima puntata di Project Zomboid, un inverno glaciale. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio.